das lebe ich, ihr werde sieht mit sündigen Gläugel sieht. Das leere Land von euch, die Erde, dem man so viel berechtigt. Wir schehen des ich ihr Bad, ich bin kommen an die Stadt.
Buonasera a tutti, miei cari pellegrini della Terra Santa. Questa sera fatemi fare un piccolo adattamento, vedete qui c'è ancora il coso del quiz, il simboletto del quiz. Sistemiamo i templari. Eccoli qua. Perfetto. Allora, come potete vedere, questa sera... Ah, mi hai visto solo quando ho salutato, vabbè, non figurati. Lei poi ha una chat più grande, insomma, sono 40-50 persone, quindi è pure normale non vedersi. Mi è dispiaciuto, anzi, non poter restare, però devo fare adesso questa live perché l'elemento importante per il quale vedete un bel Raziel al mio posto, facciamo anche a lui un piccolo shout, che se lo merita. Io sono Raziel, il primo dei suoi luogotenenti. Ho servito Kane per un intero millennio. Allora, non sono in webcam questa sera perché non ho una bella cera, sostanzialmente. Oggi non è una giornata in cui sto benissimo, sostanzialmente. Inoltre, mi sono già messo in pigiama perché correrò a letto appena chiudo la live, dal momento che sono appena 29 ore che sono in piedi. Quindi, tuttavia, non mi sarei perso per niente al mondo l'opportunità di fare questa live questa sera sui Templari, anche perché ci tenevo a farla oggi. No, 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 sto bene. Globalmente, diciamo, il mio stato di salute è buono, anche se non ottimale. Non ho niente di specifico. Cioè, ho una cosa specifica, però non mi sta creando sintomi, problemi, dolori. Quindi diciamo che sto bene. Sono solo molto, molto stanco perché non ho proprio dormito la notte scorsa. Inoltre, oggi pomeriggio, cioè tra stamattina e oggi pomeriggio, ho sacrificato il mio fegato sull'altare dei vecchi dei per impedire l'ascesa di quelli nuovi su Adallus The Dark Call, che comunque ho finito. E per me questo è un importante traguardo perché durante la notte, in un'epica nottata di fuoco e fiamme, ciao Armando, buonasera, ho finito anche Uncharted Tides. Quindi con questa botta ho finito tutti i giochi che avevo in corso, che avevo in sospeso prima di finire Legend of Dragoon, quindi a breve mi chiuderò su Legend of Dragoon in versione emulata. Sappiate che il GDR Giappo è una, come devo dire, un altare al quale si immolano risorse infinite, per cui potrei anche essere meno spesso in live. Però questo non vuol dire... Grazie Armando, grazie mille per l'host. Questo naturalmente non vuol dire che non proseguiremo le nostre avventure, anzi, anzi, andremo avanti con il cyberpunk. Per quanto riguarda il filone cyberpunk, però, vi comunico una variazione potenziale a quello che vi ho detto. Appena avremo finito Echoes of Tomorrow, che comunque mi pare che vi stia piacendo, mi pare che sia un'avventura abbastanza intrigante come trama, da motivare, insomma, l'ennesimo Hidden Object, che alla fine hanno un gameplay un po' stantio, bisogna ammetterlo, però sono gradevoli, leggeri, se la trama è buona si possono anche seguire. E quando avremo finito Echoes of Tomorrow, stavo pensando che potrei giocare prima Remember Me. Vai, vai, Armando, vai, accomodati. Così, Da così. comoda Putin Mi con aiuta a figurare il Vasil, da gameplay. comoda Putin stop in espiru, da Bello comoda avere. Putin stop mi abbiamo, da comoda Putin stop mi ubbiamo. È bello avere tutto questo seguito per il presidente. È una cosa che mi scalda il cuore. Ragazzi, quest'estate, se tutto va bene, proverò a fare una live con la maglietta del presidente, perché me l'hanno regalata Alexis e Matteo quando sono andato in Croazia. A proposito, ragazzi, se non avete ancora messo un follow ad Alexis, andate a metterglielo adesso perché è molto brava. E ragazzi, un altro shout che ci tengo a fare perché è in live in questo momento, quindi potrei anche dire seguite lui invece di seguire me, perché sta facendo comunque una live molto interessante, è il signor Santilio, per il quale non ho ancora un effetto sonoro, però lui è uno streamer e youtuber prima che streamer e profondo conoscitore dei videogiochi, molto più di me, ragazzi. E quindi se lo seguite vi fate sicuramente una cultura su giochi particolari, strani, che lui sa descrivere in maniera molto molto accurata e
come dire, particolareggiata, ecco, proprio con competenza. È una di quelle cose che vorrei vedere di più su Twitch. Ed è una di quelle cose che cerco di fare io. Infatti, ragazzi, con queste live sui Templari, il mio obiettivo è duplice. La prima cosa è far fare un po' di cultura sui Templari a chi non ne ha mai sentito parlare o comunque non ha letto libri, non ha seguito film, non si è mai interessato a questo argomento. E per renderlo edotto su quali sono gli spunti narrativi che possono sorgere da questo mistero, da questo, diciamo, da questa fonte in ambito letterario, in ambito videoludico, in ambito cinematografico. Ciao Gnauz, buonasera. Stasera non credi di riuscire a partecipare, non importa Armando, tranquillo. Non sarà neanche una live molto lunga, perché probabilmente mi accascerò prima di poter fare una cosa molto lunga. Comunque, se ti vuoi poi recuperare quello che ti perdi, Armando, metterò su YouTube il video della live, il past broadcast, quindi la parte eventualmente della vicenda che ti dovesse sfuggire la puoi andare a recuperare lì in vista delle prossime puntate. Dicevo, pensavo che finito Heroes of Tomorrow, potrei giocare prima Remember Me per il filone cyberpunk e poi passare a Dry Drowning, magari li scambio, perché Remember Me ci tengo molto a giocarlo e potrei metterlo al prossimo posto. Visto che lo avevo iniziato, poi l'ho dovuto mollare, e conviene comunque che lo ricominci da zero. Magari ci rivediamo, ragazzi, o vi lascio il link e ve la rivedete se vi interessa, la vecchia live sul diario di Antoine Cartier-Wells, che fa un po' da prologo a Remember Me. Quello è uno spunto interessante se poi volete seguire bene il gioco. Sull'altro fronte continueremo le live con i Templari e quindi finito il gioco che iniziamo stasera, che potrebbe durare un po' perché comunque è lunghetto anche lui, come la crociata maledetta, finito questo gioco cominceremo il primo Assassin's Creed e poi da lì andiamo avanti a raffica fino a Black Flag, quindi ci facciamo tutta la trilogia di Ezio e poi giochiamo anche il 3. È un progetto che richiederà una caterva di tempo, probabilmente non li farò consecutivi. Quindi magari finito il primo non passiamo subito al secondo, magari in mezzo ci giochiamo un FIAR, ci giochiamo un Resident Evil, ci giochiamo un Siphon Filter, non lo so, vedremo, ci metterò qualcosa in mezzo, però l'ideale è streamare gli Assassin's Creed non troppo lontani l'uno dall'altro, in modo da non perderci il filo della storia tra un episodio e l'altro, ok? Bene. Allora ragazzi, finiti i preamboli, io penso che possiamo introdurre l'argomento di questa sera. Come vi ho accennato, anzi, la volta scorsa abbiamo fatto un'intera live solo discorsiva, solo talk show, solo culturale, diciamo. Ma il mio secondo obiettivo, oltre a rendervi edotti sull'argomento Templari e sulle suggestioni narrative che essi offrono a chi volesse accingersi a scrivere una storia, vuoi per farci un libro, vuoi per farci un videogioco, vuoi per realizzare un film, una serie TV. L'altro elemento è prettamente videoludico, cioè quali sono i giochi che sono stati realizzati ispirandosi al mistero dei Templari? In realtà ce ne sono un bel po'. Noi però abbiamo, cioè io ho scelto per voi una specie di trittico, lo chiamo trittico, non trilogia, perché la trilogia è un insieme di tre romanzi, di tre videogiochi, di tre film che sono uno la continuazione dell'altro. Questi non sono collegati, queste sono tre vicende diverse, tre studi di sviluppo diversi, oserei dire quasi tre generi diversi. Quantomeno il gameplay è estremamente diversificato da un gioco all'altro. Quindi sono tre giochi che vanno veramente ognuno per i fatti suoi, per quanto riguarda la progettazione e il design, però condividono la stessa ambientazione, che è Palestina, Guerra Santa, Crociate, Medioevo, insomma, il tema è quello lì. Cavalieri Templari e loro eventuali, diciamo, leggende eventualmente legate al loro ordine. Ok? Brevemente, nella scorsa live abbiamo fatto un riesame della Quarta Crociata, che è stata trattata ampiamente nel primo gioco da noi giocato, ovvero The Cursed Crusade. The Cursed Crusade raccontava la vicenda di due cavalieri, Denz de Bale e Steban Noviembre, che a causa di una maledizione probabilmente ereditata dai loro antenati che avevano commesso qualche grave peccato, si ritrovano virtualmente costretti, per cercare di liberarsi da questa maledizione, a partire dalla ricerca delle reliquie della crocifissione e ad aggregarsi alla Quarta Crociata. Nello svolgersi del gioco abbiamo però visto, con una buona accuratezza storica, con una buona riproduzione, diciamo, degli eventi realmente accaduti,
come questa crociata, partita con grandi speranze, grandi sogni di gloria, di liberare Gerusalemme, di liberare la Terra Santa, di riuscire dove i precedenti avevano fallito, si sia poi arenata su una serie di difficoltà, in parte economiche, in parte politiche. Prima indebitandosi con i veneziani e quindi costringendosi a fare una tappa zara per riconquistare la città per conto dei veneziani, poi trasformandosi praticamente, arenandosi definitivamente sui Dardanelli e trasformandosi in definitiva in un brutale saccheggio di Bisanzio per l'annessione della cristianità orientale a quella occidentale, sponsorizzata dal papato, sponsorizzata da altri. Naturalmente sullo sfondo. Cioè sullo scenario di questa quarta crociata, abbiamo visto come i due esemplari, i due cavalieri, Denz ed Esteban, si ritrovino in varie occasioni della loro carriera a dover fronteggiare una serie di cavalieri corrotti tra gli altri baroni, tra cui Balduino de Flander e Bonifacio di Monferrato, i quali, anziché cercare le reliquie per liberarsi dalla maledizione o seguire la crociata per liberare la Terra Santa, sono alla ricerca invece di un potere occulto nascosto nelle reliquie da poter utilizzare a proprio piacimento. Denz ed Esteban sventano questo piano, ma poi Bonifacio riesce a fuggire e in un'ultima inconcludente scena affronta il padre di Denz al Cairo, dove si dice che si sia nascosta l'ultima reliquia, quella che dovrebbe poi completare il tutto. Comunque, vabbè. Diciamo il bravo Antonio, buonasera, inizia la seconda parte delle crociate. Il primo gioco si conclude così, in maniera inconcludente, in maniera insoddisfacente, lasciandoci l'amaro in bocca su una trama che non va a finire da nessuna parte e su un gameplay che è stato abbastanza farraginoso e abbastanza rancido per tutta la durata del gioco. Quali sono gli elementi che si sono salvati del primo gioco? La grafica, sicuramente che era comunque ben fatta per i suoi tempi. Il design generale, nel senso che le idee alla base erano buone, la possibilità di diversificare le armi, di progettare delle combo specifiche per ciascuna arma e dare al giocatore la possibilità di impararle nel corso della partita, specializzandosi in modi diversi sulle proprie armi o anche migliorando magari l'armatura, la forza d'attacco, la costituzione del templare, eccetera, eccetera. E il tutto con un tocco di soprannaturale perché la maledizione dava poi dei poteri che possono essere usati in battaglia. E un altro elemento, la musica sicuramente era di buon livello. Un altro elemento che buona longevità, possiamo dire perché il gioco non era proprio breve. Un altro elemento che sicuramente ha giocato a favore della crociata maledetta è stato proprio il. Come devo dire, la bontà, l'accuratezza della ricerca storica. Gli elementi che invece proprio non vanno sono da ricercarsi nel gameplay e nella trama. Comunque, abbiamo completato il primo episodio. Nella scorsa live, oltre di Quarta Crociata, abbiamo parlato anche di altre leggende legate ai Templari, in particolare quella del Santo Graal. Il Santo Graal è una leggenda che si riallaccia alla tradizione celtica, alla tradizione arturiana. E diciamo che post crociate, post Palestina, alcune leggende vogliono che sia ritornato in Europa oppure che sia andato a finire in altre parti del mondo, ma comunque la sua, diciamo, scomparsa e la sua eventuale custodia da parte di qualche ordine o di qualche soggetto in particolare rimane tuttora un mistero, come non si sa. Se il calice fosse effettivamente la coppa in cui fu raccolto il sangue di Cristo dopo la crocifissione e da lui usata durante l'ultima cena, se sia la coppa delle leggende arturiane, le leggende celtiche, la famosa coppa dell'Anduin, insomma, diciamo che è una cosa molto più misteriosa la leggenda del Graal e quindi ovviamente ha dato luogo a tante vicende di fantasia, ma anche ad una forte tradizione fantastica. Ad esempio, in Warhammer Fantasy Battle, i cavalieri bretoniani, che sono una rappresentazione appunto dei paladini medievali, dei crociati, dei cavalieri in armatura con il cavallo tutto bardato, eccetera, eccetera, hanno svariati ordini in cui sono suddivisi. Uno di questi è proprio l'ordine dei cavalieri del calice, che sono appunto, hanno questa specie di coppa magica, che nell'ambientazione di Warhammer è proprio magica, perché lì la magia invece è all'ordine del giorno e quindi fa cose. Fa cose. Allora, questa sera noi cominciamo il secondo gioco del nostro trittico e nell'andarvelo a presentare, spostiamoci magari anche sulla scheda
schermata del gaming, eccola qua. Quest'altro gioco ci riserverà strane sorprese tipo l'altro? Allora, Antonio, ottima domanda alla quale comincio a risponderti parzialmente. Allora, la premessa che vi faccio e che verrà poi mano a mano verificata andando avanti nel gioco è che questo gioco, rispetto alla Crociata Maledetta, ha delle ambizioni che sono molto molto più basse, delle pretese molto più semplici, non ha una grafica tanto elaborata quanto quella della Crociata Maledetta, non ha dei personaggi altrettanto forti, carismatici. Denzel e Esteban, nei loro dialoghi articolati, si sono imposti alla nostra attenzione, sono dei protagonisti che ci hanno portato ad una forte immedesimazione. Non altrettanto accadrà qui. I protagonisti di questo gioco non sono insipidi, non sono impersonali, non sono assolutamente scialbi. Però è come se avessero addosso quella stessa patina che si vede su un manoscritto medievale, cioè sono personaggi che sembrano più fatti per inserirsi all'interno di un contesto storico realmente accaduto che per essere dei leggendari personaggi videoludici. Come possono essere un Master Chief, un Nathan Drake, o il protagonista di un libro, o il protagonista di un film, cioè non hanno un'aura altrettanto epica intorno ai loro discorsi, intorno alle loro azioni, eccetera. Sono però nella loro semplicità. Ciao Overflow, buonasera. Però nella loro semplicità sono abbastanza convincenti e quello che ci verrà incontro rispetto al gioco precedente è che funzionano meglio dal punto di vista del gameplay, cioè il gameplay del primo Templare ha molte meno ambizioni, ragazzi, si tratta di un gioco semplice nella sua struttura, che non ha la pretesa di essere chissà cosa, e se vogliamo, persino un po' scarno nel gameplay, però il gameplay è fluido, è divertente quel tanto che basta per lasciarsi giocare, per andare avanti nella vicenda, e soprattutto non fa grandi promesse e poi disattende. Perché tutte quelle idee brillanti che abbiamo visto nella Crociata Maledetta non ci sono, non avremo 10 milioni di armi da usare, non avremo poteri soprannaturali che ci trasportano in un mondo infernale dove combattere, non niente di tutto questo. Sarà una vicenda bella, comunque articolata, piena di colpi di scena in un certo senso, interessante da seguire, però senza tutto quell'alone di epicità attorno ai protagonisti. I protagonisti saranno delle persone più normali. Diciamo così, più normalmente inserite in un contesto storico più o meno ricostruito, una cosa che poi invece cambierà nuovamente nel passaggio dal secondo al terzo, perché invece in Assassin's Creed il protagonista Altair è estremamente stigmatizzato, estremamente, come posso dire, estruso dalla massa informe. Degli altri assassini del suo tempo, degli altri combattenti del suo tempo, degli altri pellegrini della Terra Santa, è un personaggio di spicco, uno che si fa notare, si segnala. Tra l'altro, Assassin's Creed ha dei dialoghi che sono estremamente curati e strutturati. Ragazzi, per il gioco che inizieremo stasera, abbiamo un vantaggio rispetto alla Crociata Maledetta: il doppiaggio è completamente in italiano. Non è un doppiaggio di qualità eccelsa. Ma non è neanche da buttare. A volte ci saranno delle cose che ci faranno sorridere, ma complessivamente i personaggi, soprattutto il protagonista, sono doppiati abbastanza bene. I dialoghi non sono altrettanto brillanti come nella Crociata Maledetta, dove c'erano le battute di Denzel e Esteban che lasciavano il segno, no? Noi ci siamo fatti un'idea molto forte del carattere dei personaggi in base al modo in cui battibeccavano, si prendevano in giro, commentavano le azioni nefande dei loro superiori o dei loro avversari. E la missione in corso, quindi diciamo che quella sembra veramente una storia uscita da un film, da una serie TV, da un romanzo molto epico. Invece questa è una storia, ripeto, più pacata, però non per questo noiosa o che non si lascia seguire. A questo punto io non aggiungo altro, quello che avrò da dire lo dirò durante il gioco. Cominciamo il nostro percorso. Ci sarà probabilmente da abbassare il volume, vediamo se posso farlo allora, in generale. Vorrei abbassare la musica e gli effetti sonori, lasciando le voci al massimo. In questo modo i dialoghi si sentono bene, manteniamo i sottotitoli se non ci sono.
Conferma, ecco qua. Allora, l'aspetto video è tutto quanto configurato come si deve. E i comandi, vabbè, me li dirà lui. Io giocherò con il controller a questo gioco, ma ci potrei giocare molto tranquillamente anche con mouse e tastiera. Questo gioco si fa giocare bene con ogni sistema di controllo, perché il controllo è molto semplice e intuitivo. Ah, ragazzi, il fatto che il gioco sia meno ambizioso e non abbia tutta quella cosa strana con le combo, eccetera, non vuol dire che il gameplay sia banale. Il gameplay ce lo dobbiamo comunque imparare e padroneggiare alcune meccaniche per essere competitivi. Anche questo gioco, come il suo predecessore, ha la coop. Il vantaggio è che qui, a differenza di quello che accadeva nella crociata maledetta, il giocatore singolo può switchare in qualunque momento tra i due protagonisti. Cioè, mentre prima noi non potevamo comandare Esteban a richiesta, eravamo sempre Denz. Esteban era controllato dall'intelligenza artificiale, a meno che non si giocasse in coppia. In questo caso, invece, il nostro comprimario può essere controllato direttamente con una tecnica di switch simile a quella vista in Demon's Throne o nel Signore degli Anelli, La Guerra del Nord. Ok? Bene. Allora, prima di avviare il gioco, c'era qualcosa che dovevo fare: controllare i sottotitoli. I sottotitoli sono attivati, perfetto. Ok, allora, torniamo indietro e stiamo pronti per iniziare. Siete pronti, ragazzi? Iniziamo questo viaggio. Quindi gioca. Nuova partita. Molto lievemente, Antonio, hanno alcune abilità in comune e altre sono diverse. Tra l'altro, anche la modalità con cui possiamo cambiare l'equipaggiamento è diversa rispetto alla crociata maledetta. Andiamo a scoprirlo. Allora, campagna individuale. Come vedete, il gioco è giocabile in cooperativa, sia privata, quindi invitando un amico e basta, sia con un perfetto sconosciuto online. Io naturalmente lo giocherò in modalità individuale. Il livello di difficoltà sarà avanzato? Non capisco. Non capisco le differenze, perché consigliato sarebbe quello facile. Avanzato, esperto. Siccome li vedo in quest'ordine, io credo avanzato, però. Sottotitoli sì, luminosità, ok. Perfetto. Mamma mia, come a palla. Scusate per questo disastro acustico. Ascoltiamo i dialoghi e poi abbassiamo il volume, perché è altissimo. Ascoltiamoci l'intro e poi abbasso il volume. Tanto non devo Io parlare. fui un cavaliere templare. Misi a rischio la mia stessa vita per proteggere i pellegrini cristiani in Terra Santa e difendere i principi dell'ordine. Combattei nelle crociate accanto ai miei fratelli. Difendemmo la nostra fede a ferro e fuoco in più di 1.000 battaglie. Ma nulla lasciò un'impronta così profonda come la storia che vi sto per raccontare. La storia di un guerriero in cerca della reliquia sacra più potente di tutti i tempi. La vera storia del Sacro Graal. Accadde tutto molti anni or sono. Ma ad oggi molteplici quesiti non hanno ancora trovato risposta. Perché un tale potere venne affidato agli uomini? Forse lo meritavamo? La ricerca del calice sacro divenne una vera e propria ossessione. E malgrado sappia che solo il Signore saprà giudicarmi, forse voi potrete dirmi se la strada che ho intrapreso è quella giusta o quella sbagliata. Avvicinatevi. Ho consacrato la mia vita alla ricerca del Santo Graal. Ho giurato dinanzi all'Onnipotente di trovare il calice di Cristo e finalmente avevo trovato un indizio che mi avrebbe condotto alla sacra reliquia. Prima di intraprendere la ricerca, dovetti ricorrere ad un uomo ammirevole, non solo come mentore, ma soprattutto come amico, il Gran Maestro dell'Ordine dei Templari. Ok, tutto chiaro? Guardate, è un incipit. Cipro, 1291. Ok. È un incipit molto, molto incisivo, eh. Fratello, siamo arrivati. Cerchiamo il Gran Maestro.
cadavere non deve essere qui da molto. State cercando il vecchio? Cosa gli avete fatto? Parlate adesso o mai più. Cominciamo subito con gli schiaffi a mano smersa. Tutto ciò non mi piace. Non mi piace affatto, Selian. Forse il volume lo possiamo siate lasciare prudenti. Così. Era... potrebbero esserci degli altri soldati. Era sparato a palla solo durante l'intro. In realtà a me non dispiace che i dialoghi siano forti e prorompenti, perché si devono sentire le voci. Sono la musica e gli effetti sonori che non devono eccedere. Però mi pare che i settaggi siano corretti, voi che ne dite. Possiamo lasciarlo così. Non mi sembra troppo invadente il sonoro durante le fasi di gioco normali in cui parlo io. Allora, come dicevo, il doppiaggio non è di grandissima qualità. I doppiatori non sono certamente i migliori che abbiamo in Italia. E ci sono anche dei momenti esilaranti in questo doppiaggio. Però è abbastanza curato da rendere credibili i personaggi. Insomma, almeno il protagonista ha una voce profonda, una voce che poi se lo guardate in faccia, insomma, ci sta quella voce su questo personaggio, non è stato scelto proprio a caso. Gli altri dipende, insomma. Come ho detto, il bello di questo gioco rispetto alla crociata maledetta è che qui possiamo scambiare i due personaggi. Esiste un tasto questo, con il quale io posso impersonare il comprimario, vedete? Mi switcha anche la telecamera immediatamente sul personaggio scelto. Premi la barra spaziatrice, cioè in questo caso RT, per bloccare un attacco. Serviti di tasti di movimento, fissare la direzione del blocco, per esempio. Ah, ok. Premi la barra spaziatrice A. All'attacco! Vedete, sulla testa del nemico appare un simbolo di due spade quando sta per attaccarmi. O quando sta per avviare una combo. Sì, quei Antonio. Mercenari che fanno qui? So quanto sapete voi, fratello. Temo che il Gran Maestro si trovi in pericolo. D'accordo. Cerchiamo la chiesa, Selian. Potrebbe essere lì. Il gioco non è affatto scarno in termini di gameplay, ci sono delle meccaniche da imparare, delle abilità speciali da utilizzare, delle combo interessanti da fare e naturalmente anche le missioni secondarie, sì, certo, gli equipaggiamenti da trovare. No, è piacevole da giocare rispetto alla crociata maledetta, che è proprio una sofferenza in termini di gameplay, è proprio brutto come gioco. Questo è gradevole, questa è una gradevole passeggiata negli scenari delle crociate, del mondo dei templari. Io l'ho trovato molto gradevole da giocare. Forse dei tre è quello che si lascia giocare meglio, perché Assassin's Creed, come invece saprete, è piegato dal fatto che è un bel gioco, però la parte che dovrebbe essere la più divertente, cioè missioni secondarie, attività varie, eccetera, eccetera, è la più noiosa e ripetitiva di tutte. Nell'angolo superiore sinistro si trova la minimappa, segui la direzione indicata dalla freccia gialla per compiere l'obiettivo principale. Ci sono equipaggiamenti diversi? Sì, sarà possibile cambiare l'equipaggiamento rispetto a quello base, ma con una modalità un po' diversa. Mentre in The Curse of the Crusade noi avevamo armi che erano disponibili ovunque, ma poi si rompevano, qui invece le armi sono permanenti, ma per poter accedere ad un set di armi o armature dobbiamo prima ricomporlo, quindi dobbiamo recuperarne tutti i pezzi. Guardate, cronache dell'ordine dei templari. Ah, ci sono anche i collezionabili. Non è il momento, fratello. Sono importanti perché, ritrovando tutti i documenti, si aprirà questo. Qui ci sarà una serie di documenti che vengono proprio letti dalla viva voce di un narratore e riguardano l'aspetto storico della crociata, dei templari e tutto il resto. Quindi
potrebbe essere di notevole interesse trovarli, non dico tutti, ma un bel pezzo, perché ci arricchiremmo culturalmente con qualche nozione sui templari. Il gioco ha, come forse vi ho accennato, un discreto grado di esplorazione, nel senso che non c'è un corridoio che ti fa seguire solo la via principale, ma ci sono anche dei percorsi secondari. Non manca nulla, no, guarda, è curato questo gioco, è veramente curato. Però, vedi, la grafica è più semplice rispetto a quella di The Cars of the Crusade, i protagonisti sono meno dettagliati anche nei dialoghi, nei doppiaggi, però non è un gioco noioso, non è un gioco... Ho trovato... Ah, ovviamente ci sono i punti esperienza, si avanza di livello, e avanzando di livello succede questo. Guardate che figata, questo menu, questa interfaccia è gradevolissima, perché l'albero delle abilità viene rappresentato con una croce templare, in cui i quattro bracci della croce rappresentano diversi campi di specializzazione, che cambiano leggermente da un personaggio all'altro. Quindi, per esempio, qui il ramo di destra riguarda le abilità di attacco e aggressive, il ramo di sotto riguarda il potenziamento della salute, il ramo di sopra riguarda il potenziamento della furia o comunque della stamina, chiamiamola così, e il ramo di sinistra invece riguarda proprio l'attacco, credo, attacco brutale, attacco fisico. Vabbè, lo apprenderemo nel tempo, naturalmente. Quindi abbiamo tutto l'interesse del mondo a compiere missioni secondarie, trovare scrigni per fare quanti più punti esperienza è possibile e cercare di avanzare il più possibile con il livello del nostro templare lungo la croce delle abilità. L'ambito premio di avere tutte le abilità è realizzabile, quindi vale la pena di impegnarsi per ottenerlo, perché ci si può arrivare. Non è una, non è un'utopia, cioè lui non ti costringe a fare delle scelte tattiche globali. Però sul momento ovviamente i punti a disposizione sono pochi e quindi devi scegliere tra tutte le abilità quale ramo vuoi sviluppare. Non è per niente male, mi ricorda Dragon's Dogma, almeno una prima occhiata. Sì, un pochino ino. Però Dragon's Dogma ha poi un gameplay del tutto diverso, perché sfrutta il discorso dei pawn, che sono, vanno ben oltre quello che fa il semplice Roland. Perché Roland è un comprimario, né più né meno. I pawn sono proprio degli alter ego, in parte equipaggiabili, personalizzabili da parte del giocatore. E poi sì, l'ambientazione è completamente diversa, perché quella è un fantasy, high fantasy, quindi naturalmente si svolge in un contesto tutto diverso. Questa è la chiesa. Noi siamo partiti da qua, ma la domanda è: nel cortile della chiesa o nella chiesa stessa c'è qualcosa che non ho cercato? Perché ovviamente in termini di segreti potrebbe accadere che lui ci abbia messo qualcosa, perché dice: ah, tanto qui non ci vanno a cercare, ci sono partiti da qua dentro, cosa vuoi che vadano a trovare? Poi non ti fa trovare il segreto. No, ma sembra che qui non ci sia niente, anche perché in realtà noi adesso dobbiamo ritrovare il Gran Maestro, sperando che sia ancora vivo, che i briganti o quello che sono non l'abbiano ucciso. Vabbè, direi che abbiamo cazzeggiato abbastanza, andiamo a seguire la missione. Degli altri soldati, fratello! Qui c'è qualcosa? Quest'angolino buio e dimenticato. Le musiche sono gradevoli. In guardia! I punti arancione della minimappa indicano la posizione di alimenti curativi. Bevi da queste giare e mangia questi alimenti per rigenerare la tua salute. Puoi servirti di questi alimenti durante una battaglia, ma ricorda che sarai vulnerabile agli attacchi nemici. Ok, i combattimenti ci fanno guadagnare punti esperienza, naturalmente. Ok, abbiamo curato Roland. Roland era ridotto. Silenzio! Male. Credo stia arrivando qualcuno! Sono i Templari! Attacchiamo!
Attenti, ne arrivano degli altri. Alla carica. Oh, vedete ragazzi, una cosa che ho cominciato a vedere. Il gioco ha anche qui delle finishing che non sono spettacolari come quelle di The Last of the Crusade, però prevedono una modalità rallentatore, eh? Per cui l'ultimo nemico ucciso viene ucciso in maniera abbastanza spettacolare, con un effetto visivo importante. Forse siamo arrivati, forse. Se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male. Amen. Gran maestro. Shelian, che piacere rivedervi. Cos'è successo, signore? Ieri aspettavo la visita di un emissario del re di Francia. Invece sono arrivati quegli spietati mercenari. Hanno ucciso vari fratelli e mi hanno trattenuto qui. Rapirlo? Cos'ha a che vedere questo con l'ordine? Non posso esserne sicuro, figliolo. Forse qualcuno cerca di evitare che il messaggio del re arrivi a me. Mio signore, possiamo occuparcene noi. Tranquillo. Quel rifiuto umano capisce solo la lingua della spada. Cavalieri, cerchiamo di non essere precipitosi. Avete ragione, signore. Ma vi ricordo che il motivo della mia visita è un altro. Shelian, sapere che il vostro viaggio coincide con tutto questo mi inquieta. Chi è al corrente della vostra missione? Nessuno, signore. Solo voi e Roland. Ci stiamo dirigendo a est. Intendiamo raggiungere la città di Ascalona. Bene. Dobbiamo prima occuparci dell'emissario. Agli ordini, maestro. Andate con la benedizione di Dio, fratelli. Tornate qui quando avrete salvato il messaggero. Ok. La missione è molto chiara. Le modalità con cui svolgerla no. Ma probabilmente sarà una cosa di questo tipo. Lo seguono, semenano e così via per 40 pagine di sceneggiatura. Allora, qui abbiamo trovato il primo documento vero. Egregio Pellegrino. Eccolo qua. Voi che leggete queste righe, dovete essere al corrente dei pericoli che vi attendono. Avete davanti una lunga e tortuosa traversata sotto il sole soffocante del deserto. Siate prudente, poiché le strade che uniscono il porto di Haifa con Gerusalemme non sono sicure per un devoto cristiano. Animali selvaggi, assassini ed eserciti musulmani attendono il momento di operare nel nome del diavolo. Che la vostra fede sia la vostra guida, stimato viaggiatore. Andate con Dio. Sì, Overflow è un elemento del gioco molto molto gradevole. Allora, cosa c'è qua? Salute aumentata. Fino alla fine di questo livello disporrà di una sfera di salute extra. Quindi, come vedete, trovare i forzieri, questi, con questo siamo a 2 su 5, anziché incidere sul punteggio finale come accadeva in The Last of the Crusade, ci dà proprio dei buff temporanei oppure delle modifiche permanenti come i punti esperienza. Ripeto, questo non è affatto un brutto gioco, anzi per me è migliore di The Last of the Crusade, perché si lascia giocare molto meglio. Però sul breve termine è meno incisivo. Puoi impiegare i punti esperienza accumulati per apprendere abilità. Premi C per aprire la schermata delle abilità, quelle che puoi apprendere appaiono in blu. Ok, quindi vedete, attacco templare. Allora, al momento ho persistenza, ogni colpo assestato del nemico, l'eroe riceve furia. Attacco templare, la combinazione base, il terzo attacco infligge un danno maggiore spingendo indietro l'avversario. Colpo demolitore, infligge danno critico mentre a terra il nemico rompe il suo scudo. Alcuni avversari resistono alla spinta e non cadono a terra. Vediamo gli altri. Allora, salute di ferro. Concede una sfera di salute extra. Se la barra di vita si consuma, una sfera di salute ristabilisce. Ok. Apprendi, concede all'eroe una sfera di furia extra. Questa risorsa è necessaria per impiegare furia speciali. Allora, io già so che vorrò intraprendere il ramo della salute. Probabilmente, non, se non come primo, comunque in tempi molto brevi. Quindi, se li hanno, sicuramente lo andremo a speccare così.
Roland, che abilità? Vediamo. Salute di ferro, anche lui. Però vedete, attacco templare, salute di ferro. Ecco, Roland è più impostato come tank. Per cui ha meno abilità che sono ripetute più spesso. Allora, salute di ferro. Concede una sfera di salute extra che forse ci conviene prendere, sì. Hai trovato un pezzo di equipaggiamento da battaglia. Per poterlo utilizzare devi unire gli altri componenti. Accedi al menu dell'equipaggiamento per scegliere le armi e l'equipaggiamento da battaglia che l'eroe deve portare. Pezzi di equipaggiamento da battaglia trovati, uniforme del capitano. Hai trovato un mantello da comandante. Allora vedete, l'uniforme del capitano è un'armatura in tre pezzi. Ci vuole il mantello del comandante, le manopole del comandante e la tunica da comandante. Lui mi dice quali sono gli scenari, ovvero i livelli, le missioni, chiamateli come vi pare, all'interno dei quali possiamo trovarli. Quindi il mantello da comandante sta a Cipro, le manopole nella foresta, la tunica da comandante ad Acri. Quindi arrivati ad Acri, se Acri è l'ultima in quest'ordine, dovremmo poter ricomporre per intero questa armatura. Facendo un giro più largo perché voglio assicurarmi che non sto lasciando niente di inesplorato o comunque di non... Quindi qua ci siamo tornati alle porte che abbiamo attraversato all'inizio. Gli arcieri infliggono maggiore danno a distanza, un cerchio sul terreno indica la direzione in cui stanno puntando. Cerca di muoverti prima che fissi nel bersaglio, per schivare una freccia premi due volte il tasto della direzione verso la quale si deve muoverti. Puoi anche bloccare una freccia premendo scudo. Attenti, degli altri mercenari! Figliacchi! Non funziona mai da schivare, forse però... Eccolo qua. Le missioni secondarie sono facoltative. Il loro compimento ti concederà punti esperienza e in determinate occasioni altre ricompense. Per compiere una missione secondaria segui la direzione indicata dalla freccia blu sulla minimappa. Ah, sono tutti morti. Figata. Andiamo a vedere questa freccia blu. Stelle delle cronache, 2 su 3. Me ne occupo io. No, ci sono gli arcieri anche qua. Non ho capito bene come si schiva.
Oh, è da notare che il comprimario qui è decente, insomma, e non è propriamente un handicap che ti porti dietro. Alla lunga i danni li subisce e può anche morire, però. La vittoria sarà nostra! Sì, quanti siete? Mi avete salvato! Ma adesso dovete lasciare queste terre! Riuscirete solo a provocarci altri problemi! Siate umile, signore. L'Onnipotente vi ha offerto aiuto quando più ne avevate bisogno. Quei saccheggiatori non sarebbero qui senza i cavalieri del vostro ordine. Nessuna terra è risparmiata dai banditi, che ci siano templari o meno. Non sareste vivo senza il nostro aiuto. Forzire. Spada del boia. Hai trovato una spada da boia. Hai trovato attrezzature e le armi al completo. Accedi al menu di equipaggiamento per scegliere le armi portate dall'eroe. Da notare che questa è un'arma che può usare solo Rolan. Per cui figura qua dentro. Vedete, Serian ha la spada da comandante, ma non ce l'ha ancora. Invece Rolan può usare la spada da boia e equipaggiato. Ok. Mi lascia. Ok, riprendo. Bene. In realtà io volevo fare una cosa, ma non credo che mi sarà possibile. Vediamo. Guardate! Una casa in fiamme. Potrebbe essere dentro. E se si trattasse di un'opera di distrazione? Dannazione, Rolan. Ora non possiamo dubitare. Andiamo prima alla casa, però. Vediamo se questo è un fratto, magari cambia qualcosa. Ok. Aia. No, troppo vicino, aia. Bisogna trovare il percorso giusto. Ci avete salvato, signore. Chi è stato? Saccheggiatori, uomini senza scrupoli. Ci hanno derubati,
e sono fuggiti come conigli. Come e ci hanno rinchiusi per farci morire tra le fiamme. Non voglio sapere cosa faranno alla prigioniera. Sentito, fratello? Avete sentito? Sì, cerchiamo nella fortezza delle rovine. Andate con Dio. Le rovine della fortezza, questa è una traduzione. Grazie, signori. Pregheremo per voi, cavalieri. Fortress Ruins sono le rovine della fortezza, non la fortezza delle rovine. E qui, come vi ho detto, la traduzione ha dei momenti che fanno alquanto sorridere. Eccone uno. Qui comunque non c'è niente che possa fare. Quindi ce ne andiamo. Il nostro templare, se non altro, usa olio pure. E quindi può saltare i tronchi con l'armatura come se fosse una leggiadra farfalla. Questo cos'è? 3 su... no, 5 su 5. 5 su 5. Dove li ho trovati 5 forzi? Attacco templare. Per il resto di questo capitolo potrai usare attacco templare, una potente combinazione di colpi con i quali far retrocedere il tuo avversario. Che presumo sia lo stesso. Vabbè, lo sperimenteremo in combattimento, dai. Per il momento approfittiamo di questa giara. Dobbiamo proseguire di qua, è inutile che ci giriamo intorno. I nemici provvisti di scudo bloccheranno quasi tutti i suoi attacchi. Puoi rompere il loro scudo usando la colpo poderosa. Bravo Roland. Vedete, il comprimario prende iniziative. Non sta all'impalato. Devo imparare però la mossa per rompere gli scudi, perché non mi è riuscita bene finora. C'è un modo per raggiungere. Se ve lo state chiedendo, no, i personaggi non saltano. O per meglio dire, lo fanno solo in punti specifici, nei quali usano olio pure. Alle armi! Ma queste frecce come si evitano? Non ci riesco mai. Devo solo incalzare gli arcieri prima che sparino.
Levateli di mezzo! Ecco, stavolta gli ho rotto lo scudo. Ho usato Roland, però. Non che mi sia dispiaciuto, anzi. Roland è proprio brutto, diciamo, è più brutto rispetto a Serian. Serian è un combattente leggermente più aggraziato. Templari non ci sfuggiranno. Certi avversari possiedono attacchi particolarmente potenti. Questa icona indica che il nemico sta per realizzare il suo attacco speciale. Cerca di schivare o bloccare tali offensive. Silia è nettamente migliore rispetto all'altro. Io devo capire sta cosa delle frecce. Come faccio a schivare le frecce? Sono qui! Buttate giù la porta! Ma chi ca... Soprattutto quale porta... Ah, la porta intendeva quella che ho oltrepassato. Però, niente male i metodi del ragazzo. Anche lui è... ci va leggero, eh. Ciò che narrano i Templari è vero. State bene, mia signora. Sì, e devo ringraziarvi per questo. Abbiamo solo fatto il nostro dovere. Siete voi l'emissario del re? Proprio così. Ho un messaggio urgente per il vostro superiore. È strano che il re invii una donna. Immagino che volesse passare inosservata in queste terre. Sfortunatamente non è stato così. Una fanciulla non dovrebbe mai viaggiare da sola. Grazie per esservi preoccupato per me, cavaliere. Come immaginerete, ero accompagnata da un'ampia scorta. Ma non furono tanto abili con le armi... quanto voi. Non fu abbastanza. Qual è il messaggio inviato dal suo re? Un esercito saraceno ha assediato il castello di Iblen. Guido è ancora in vita? Temo di no, cavaliere. Morì difendendo la sua fortezza. E il vostro re? Cosa si aspetta che facciamo? Marie, la figlia di Guido, è stata incarcerata dall'Inquisizione. No, non si arresta la figlia di un templare. Eppure l'hanno fatto. Le accuse sono gravi, eresia e stregoneria. Dove l'hanno portata? Da quanto ho capito, potrebbe essere prigioniera nell'abbazia di Saint-Jacques. Il re non permetterà che la famiglia Iblen venga trattata così. Spero bene. Grazie ai vostri rapporti con l'Inquisizione, credete di poter intercedere in nome del re? Questo può dirlo solo il Gran Maestro. Bene, vi sarò molto grata se poteste portarmi immediatamente da lui. Selian, cosa ne pensate di tutto questo? Non mi fido di quella messaggera. Non possiamo permettere che la figlia di un fratello venga torturata. Il Gran Maestro confuterà l'Inquisitore? Se c'è di mezzo il Graal, vi assicuro di sì. Allora cosa aspettiamo? Chiediamo dei rinforzi. Calmatevi, non possiamo rivelare la nostra missione alla messaggera. Dobbiamo aspettare. Fidatevi del Gran Maestro. D'accordo, ma spero che non decida di rimanere al margine di tutto ciò. Infine, ricevemmo ordini di indagare sui fatti occorsi nell'abbazia di Saint-Jacques, tempio protetto nelle profondità tenebrose di una foresta ancestrale. Lungo il nostro viaggio, udimmo ogni tipo di diceria su esecuzioni, eresie ed una bestia assassina. Però, c'è di tutto, eh? Coraggio, Roland. Dobbiamo cercare l'abbazia. Ragazzi. Ricordate... dobbiamo evitare il combattimento. E se trovassimo la bestia, quella di cui parlano i contadini? Non c'è bisogno che risponda a questo, no, vero? No.
Ok. Allora, ragazzi, per questa prima serata io mi fermo qui. Ci siamo limitati alla missione introduttiva, che poi è stata anche un po' un tutorial per capire come funzionano le meccaniche del gioco. Molte altre ne avremo da imparare in futuro. Io mi fermo perché, uno, le forze mi stanno abbandonando, quindi se andassi avanti non sarei... Fino a qui sono stato in grado di essere presente a me stesso, giocare con il meglio delle mie capacità. Ma se vado avanti, penso che la stanchezza potrebbe prendere il sopravvento. Inoltre, anche se siamo solo a 1 ora e un quarto, quindi è una live estremamente breve come live sui Templari, però è un buon punto per interrompere, perché abbiamo praticamente introdotto la nostra vicenda. Abbiamo fatto conoscenza con i personaggi, abbiamo visto come sono fatti, come si muovono, e adesso abbiamo un incarico che ha anche a che fare con questa bestia del bosco e altre cose. Quindi io adesso direi, questo va a checkpoint per i salvataggi, quindi se torno al menu principale lui mi ci farà tornare, ecco, in maniera più o meno serena. E intanto io mi sposto un attimo qua, usciamo proprio dal gioco, tanto comunque per questa sera abbiamo finito di giocare. Mettiamoci un attimo qua, prima di salutarci facciamo due chiacchiere su quello che abbiamo visto. Allora, avete notato che il gioco ha un impatto grafico apparentemente meno ambizioso rispetto a The Cards of the Crusade, però non per questo è spiacevole. Sicuramente le animazioni sono un po' più limitate. The Cards of the Crusade c'erano delle animazioni sontuose per tutti i colpi, per tutte le esecuzioni, per tutte le varie armi che potevi indossare, cioè che potevi brandire, o i pezzi dell'armatura che potevi indossare. Insomma, sicuramente è un gioco con una panoramica grafica più ambiziosa, però questo si difende bene nel fatto che poi quelle le piccole promesse che fa le mantiene tutte. Anche il fatto di avere le missioni secondarie, di avere gli oggetti da trovare, i collezionabili, le armature, le armi e tutto il resto, fa sì che non sia un banale corridoio che va avanti tutto nello stesso modo dall'inizio alla fine, ma che ci sia comunque da esplorare, che gli scenari siano ampi e, come dire, gradevoli da esplorare senza fare una corsa per arrivare subito alla fine. Notate che dei tre giochi che vi sto presentando sui Templari, probabilmente questo è il più riuscito. È vero che Assassin's Creed ha raggiunto, diciamo, una panoramica maggiore perché è stato comunque un successone. Però il primo episodio è stato molto criticato anche per una serie di difetti e questo non ha. E per ora sta piacendo. Ok, mi fa piacere Antonio, quindi sarà un'avventura gradevole. E ripeto, ragazzi, rispetto a The Cards of the Crusade, che è un gioco che io considero brutto, ma proprio perché è brutto da giocare, lasciamo stare il modo orrendo in cui non finisce, ma è proprio brutto da giocare, questo invece è un gioco che considero piacevole. Io stasera, vedete, era una missione introduttiva, sicuramente ci saranno momenti in cui ci sarà un po' più da sclerare o da impazzirci dietro, però questa prima missione è andata via proprio serena, fluida, senza particolari... senza quella sensazione di gravosità, diciamo, di dover fare le cose in maniera faticosa e andare avanti di poco alla volta, ok? Allora, ragazzi, io penso di salutarvi qui per stasera e me ne vado a dormire perché sono ridotto veramente ad uno straccio. Anche perché domani non lo so in che condizioni sarò. Se mi sento meglio, anche fisicamente, cioè se dopo una bella dormita magari mi trovo anche in condizioni fisiche migliori e quindi decido di fare la live, domani continuiamo il Cyberpunk, quindi continuiamo Heroes of Tomorrow e andiamo avanti con le imprese del nostro inventore, con l'agente segreto, come si chiama, Joseph Coogan, lì, Kane... che ci stava interrogando, eccetera. L'esperienza che guadagni si divide per due? Sai che non me lo ricordo, Antonio? Forse sì. Perché comunque anche l'altro personaggio avanza e puoi prendergli un avanzamento diverso, cioè scegliere le abilità in modo diverso, ottenendo quindi diverse capacità proprio in combattimento, in gioco, eccetera. Allora, ragazzi, come sempre io vi invito a seguire i social se volete rimanere aggiornati su quando vado in live, che cosa porto e anche fare due chiacchiere, insomma, io ci sono sempre sia su Discord che su Telegram. Quindi su Telegram
vi potete aggregare al canale liberamente oppure farmi una richiesta in privato per entrare nel gruppo, io ve l'accetterò automaticamente se siete parte della chat, e lo stesso vale per il server Discord. Domani, quindi, la live di Cyberpunk potrebbe essere il pomeriggio o la sera, non lo so, dipende tutto da come mi sveglio, come sto, potrei anche non farla. Se non facciamo la live domani, allora recuperiamo giovedì il Cyberpunk e i templari slitteranno a venerdì. In ogni caso, noi il primo templare ce lo continuiamo, facciamo sicuramente almeno un'altra seduta in settimana con il primo templare. Bene? Ciao Piuma, sei arrivata proprio alla fine. Purtroppo sto staccando un po' prima del dovuto perché sto morendo di sonno. Sono 16... 30 ore che sono in piedi e sfortunatamente me le sento tutte, però ne è valsa la pena perché oggi ho conseguito dei grandi obiettivi abbastanza importanti. Un tempismo fantastico, è vero, più, eh? Però vabbè, non importa perché comunque la prossima volta, se faccio la live di sera, penso che sarà un po' più lunga, quindi magari se riesci ad esserci mi fa piacere. E questa la troverai poi sicuramente su YouTube nei prossimi giorni perché troverò il modo di caricarla per mantenere tutto in archivio. Ehi, c'hai problemi Altair? C'hai problemi Altair? Poi vedremo se Altair ci avrà problemi o no. Sì, ne avrà tantissimi Altair di problemi. Allora ragazzi, vi mando la sigla e facciamo un raidino al signor Santilio, che ci ha ostato tante volte, ci ha raidato tante volte e sta facendo una bella live. Ciao, sono io, man, vengo da Cagliari con dei giochi molto interessanti. A casa c'è la tigre. E quindi io adesso mando la sigla e vi porto da lui. E quindi mi raccomando, passate a fargli un saluto, anche se poi non pensate di restare, mi fa piacere. Facciamogli sentire il nostro supporto. Sì, grazie Piume, no, hai fatto bene, i comandi sonori sono sempre benvenuti. Io vi mando la sigla, ragazzi, al termine della sigla facciamo il raid, quindi rimanete se potete qualche minutino e andiamo a salutare il signor Santilio, ok? Sperando che non stia staccando in questi minuti. Mi pare di no. Comunque, ragazzi, grazie mille per tutta l'attenzione e la compagnia. Tempismo, sì. Sì, cancelletto tempismo. Brava Piuma, ci può stare, mi sta bene come hashtag. Ok, va bene. E quindi, ragazzi, sigla di chiusura e noi ci vediamo domani, se tutto va bene. Io spero di essere un po' più vivo, diciamo, un po' più in forze. E buonanotte ragazzi, buonanotte a tutti.